Ciao a tutti ragazzi e bentornati alla vostra Linux The Gamer. Riprendiamo con il nostro Digimon World Next Order. Ok ragazzuoli, oggi andiamo a recuperare altri Digimon. Allora, la prima tappa sicuramente sarà Vulcanologico e poi la seconda direi le Terre di Oguino. Dunque, andando in ordine, al Vulcanologico volevo prendere Icemon se riesco. E invece per quanto riguarda le Terre di Oguino già cominciamo a prendere uno di quelli... erano rimasti quindi Tirannomon e Goburimon. Visto che già ho ottenuto le 20 carne putrefatta da dare a Goburimon, andremo a prendere lui. E poi niente, andrò un attimino al castello di spine, vedo un attimo se riesco a entrare a fare qualcosa di interessante. Ok, ok, molto bene. Adesso ci dirigiamo alle terre sacre per poi passare così dal Vulcanologico e ottenere così Icemon se riesco. Spero di sì. Perché dovete sapere che per Icemon ho aspettato di ottenere un Digimon che potesse utilizzare le mosse tipo acqua-ghiaccio. In questo caso il mio Grappleomon è in grado... Scusatemi, non il mio Grappleomon, ma il mio Bancholeomon qui è in grado di utilizzare quelle mosse lì. E c'erano delle mosse particolari, tipo le stalactiti, che potevo utilizzare, che è una delle poche che ho appreso di quelle d'acqua. Perché devo ancora sbloccare l'abilità che mi permette di imparare le mosse in poco tempo, ecco. Ed eccoci qui ragazzi all'ala sacra. Ovviamente lì c'è ancora il nostro gran Kuwagamon, che ovviamente non riusciamo assolutamente a sconfiggere, perché è davvero una bestia, una bomba. E non so perché. Cioè non so perché, lo sappiamo il perché. A livello Omega io ora come ora non sono in grado. Che poi, tra l'altro, nonostante io abbia ottenuto un livello Omega, non è che ho ottenuto questo... questa grande bomba, ecco. Bisogna prendere e anche avere degli attacchi veramente potenti, perché sennò cioè non ce la facciamo. Ed eccoci arrivati ragazzuoli a Vulcanologico. Ok, per andare da Icemon, se non mi ricordo male, bisognava andare giù di qua. Adesso sperando di riuscirci, perché è una zona un po' infestata, ce ne sono veramente tanti, eh. Però lo dico, mai dire mai, secondo me ce la possiamo fare. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque qua a Vulcanologico ce ne sono talmente tanti da prendere, ragazzi, che voi non immaginate nemmeno. Cioè, ma tanti, 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 Eccolo qua, dovrebbe essere qui, al circuito di fuoco. Allora, lì c'è un Grappleomon, che avevo già visto, però secondo me vuole combattere. E ora come ora, secondo me, non riuscirei mai a sconfiggere. Invece di lì... come potete vedere, eccola che adesso vogliono combattere questi disgraziati. Oh, vediamo, intanto proviamo la forza del mio... porco cane. Che cacchio è? Ma oh, sono forti. Porco due. Però... wow. Molto bene, molto bene. Aspetta, recuperiamo anche un fungo. Che poi, tra l'altro, ho sbloccato l'altra abilità, ragazzi, che mi permette di farli durare di più. Cioè, che hanno più vita. E poi qua ci sono anche materiali molto, molto importanti e molto, molto interessanti. Quindi, se ne avete l'occasione, prendeteli. Eccoci qua. Ed eccolo qui, il nostro Icemon. Che sembra tanto un metiero, ma comunque è... una digievoluzione. Penso proprio sia di livello campione, del nostro Gozumon, ed è totalmente di ghiaccio. Ok, allora mi sto sciogliendo, ti prego aiutami finché sono ancora in forze. Purtroppo nessuna delle tue parti ha possibile abilità legata al ghiaccio. Mi sto sciogliendo, ti prego aiutami finché sono ancora in forze. Come no, ce l'ho. Strano. Strategie, attacchi, oggetto potente. Sta glammiti, eccole qua. Forse devo mettere queste, vediamo un po'. Allora, dai, faglielo. Grande. Ho smesso di sciogliermi. Fio, grazie. A me il caldo piace, ma il mio corpo la pensa diversamente. Però adesso posso restare per un altro po'. Ecco, in segno di gratitudine. Mini chip PF, spero tornerai a trovarmi. Nel caso dovessi sciogliermi di nuovo, avrei nuovamente bisogno del tuo aiuto. Ma è da stupidi. Scusa, riproviamo. Cioè, proprio da stupidi, però.
Ah, certo che prima di ottenere questi Digimon fischi a voglia. Mamma mia, me la faranno sudare, eh? Ma la stragrande. Allora, se non sbaglio di qua, vi faccio vedere chi è che c'è. Ecco, adesso, proprio adesso devi andare in bagno tu, eh. Mamma mia, cioè, vieni qua, va. Ah, giusto, ragazzi, perché non se n'è accorto, il mio Wargrolmon arancione praticamente non si è digievoluto la Mega, però ho ottenuto un Vidramon. E si è evoluto da Vimon, cioè, guarda, ma è figo. Che poi non ho mai capito, ma secondo voi, ex Vimon, cioè, è quella giusta o è giusta Vidramon? Perché a me pare anche questa una possibile digivoluzione. Poi diventa anche un bel... La Mega diventa... Oh, ah, ok. Niente, comunque stavo dicendo, la Mega, se non sbaglio, diventa il VV, quello di Rena, se non mi ricordo male di questo, di Vidramon. Comunque, ecco qua. Qui abbiamo un bel Wargreymon, che tra l'altro non ci parla mai. Però è strano, eh. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Wargreymon è qui, ma non risponde, come se fosse un guscio vuoto. Secondo me perché vuole il vero potere. Comunque, secondo me, dobbiamo sfidare questi qua. Porco bue. Non so, la prima roba che mi viene in mente è quella, dobbiamo sfidare questi qui. Perché, se notate, sono tutti di Digidrago. Dovremmo sfidare uno. 2 che è un Mega Sidramon e 3 se non sbaglio là in fondo c'è un Metal Tyrannomon che è un Digimon di livello evoluto che direi che è il più forte. Adesso ve lo faccio vedere. Mi piacerebbe sfidarne almeno uno, però non so se riuscirei a batterlo onestamente. Guardate che roba. Questo è di livello 22, ma è una bomba, eh. Ma comunque è graficamente fatto bene rispetto ai Digimon che ho giocato sempre io. E guardatelo. Cioè è troppo bello. Mamma mia. Comunque ragazzi, banda alle ciance, adesso torniamo indietro, andiamo a alle terre di Uguino, se ci riusciamo. Ovviamente Icemon non l'abbiamo ottenuto, non so per quale diavolo di motivo, però faccio sempre... Allora, non riesco a capire, mi fanno fare tutte queste quest qui, secondarie direi, però non riesco a ottenerle. E ora che ripopolo praticamente la città, insomma ce ne vuole un bel po', eh. Sono andato per scrupolo, vorrei riprovare con Icemon. Vediamo un attimino, prima mi levo dalle palle questi qua. Ok, vediamo un po'. Ma sì che ti tornerò a trovare, però basta che mi va in città dopo. Cioè, sarebbe anche uno spreco, no? Allora, lì si va da Grappleamon. Questi non riesco mai a schivarli, non riesco a capire per quale diavolo di motivo. Vai avanti, ragazzi. Me l'hanno confuso. Ma comunque Vidramon è forte, eh. Porco bue. Grandissimo. Ok, andiamo avanti. Ok, adesso ci dirigiamo verso il cimitero dei server e poi andiamo verso le terre di Uguino. Però sarebbe comodo se ci fosse un teletrasporto, a parte Berdramon, però sempre spendere una vagonata di soldi e non mi va. Cioè, è proprio una rottura di scatole, nel senso della parola. Ok, andiamo. Che poi, tra l'altro, io qua, se non sbaglio, l'ultima volta sono entrato nel villaggio, ragazzi, e c'era Seraphimon. Però ancora non riesco a sbloccarlo. Magari un giorno in un video ve lo faccio vedere. È davvero figo. È forse... Perché a me piace proprio... mi piace proprio Patamon come Digimon. E la finale di... Mi è sempre piaciuto Patamon. Poi andando in ordine Angimon, Magnangimon. E infine Seraphimon. Che perché è proprio figo. Mi piaceva proprio... Io la chiamavo la triade dei Digimon angelici. Cioè nel senso, quelli che ho sempre avuto. Almeno... se riuscivamo a farlo era quello di avere, quindi adesso mi spiego, era Angimon, no scusatemi, Seraphimon, poi era Kerpimon, quello lì rosa che è l'evoluzione quella giusta di Lopomon, quel Kerpimon lì tutto rosaceo, e infine il com'è che si chiama, Ophanimon, che tra virgolette dovrebbe essere la mega di
Gatomon, che poi tanti dicono che la mega di Gatomon non è altro che quella specie di drago volante rosa, che è giusto, però ha due varianti, cioè può diventare sia uno che l'altro. E mi è sempre piaciuto quello perché è troppo bello. Cioè, poi averli tutti e tre sarebbe una figata, ma dato che qui comunque tre non se ne possono avere, ci accontentiamo di due. Che poi tra l'altro questi comunque si possono fondere e via. Adesso la roba che mi preme è vedere un attimo se riesco a ottenere quel maledetto Goburimon. E vediamo un attimo se riusciamo a oltrepassare quella grotta lì. Per Tyrannomon me ne mancano ancora un pochino, ma non tantissime, è giusto. Poi dovete solo avere un attimo di pazienza. Una volta che poi riesco a passare anche da Tyrannomon, magari ce la possiamo fare. Ok, andiamo ancora un pelo avanti. Ah giusto, mi stavo dimenticando ragazzoli, sono andato anche inconsapevolmente perché mi ero dimenticato avanti con la storia di Meikumon, quel gatto lì della nuova generazione, il gatto Digimon. Praticamente il posto è questo, e verranno fuori dei Digimon angelici, che non so, vorranno combattere con voi. Voi troverete, nel nostro caso, il nostro personaggio troverà un pezzo di carta dove ci sarà scritto delle indicazioni. E il posto che diceva Meikumon è questo, della cascata, e non so, dopo, magari se riusciamo adesso, andiamo a parlare con lui. Però prima roba ragazzi, allora devo andare dentro qui, farli dormire. Ma prima roba andiamo dentro qua, poi li facciamo dormire. Poi l'importante prima roba è quella, perché se no... Ok, adesso dormiamo, eh. Che succede? Ah, mi si evolve. Adesso farò gli episodi con tutte le evoluzioni. Vabbè, almeno quella giusta. Aerovidramon. Ma che figo che è. Porco bue. Cioè, guardatelo. È troppo bello. E non so in chi si evolve però questo qua. Infatti no, ho solo Dark Dramon. Altri non ne ho. Fatemelo sapere nei commenti chi sono le mega di questo qua. Vabbè, lui ormai è già al massimo. No, però vedere le... gli attacchi, le mosse. Allora, un bel tagliamento e... e basta. E basta. Che sfiga. Quindi devo mettere per forza l'attacco questo qua del buluccio. E cacchio, non ho tantissime mosse. Ed è una rottura di scatole, guardate. Assolutamente. Adesso andiamo un pelino avanti ancora, ragazzi, e vi faccio fare la nanna. Eh sì, non so quanto mi dura Grappleomon. Cioè, spero un po', perché sennò, cacchio, se devo interrompere il video siamo a posto. Ok, andiamo da lui e vediamo, eh. Allora, sembra che tu abbia i 20 pezzi di carne putrefatta. Ok, tagliamoli subito. 1, 2, 3, sì, tutto in ordine. Ok. Questa volta il puzzo della putrefazione, delizioso. Una delle carni putrefatte migliori che abbia mai visto. Come cucinerò questa carne squisita? Mi sono perso in sogni di carne putrefatta. Bene, ora puoi andare dove vuoi. Io torno in città per un banchetto completo a base di carne putrefatta. Ah, bene, 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 bene. Uno l'abbiamo ottenuto, ragazzi. Molto probabilmente riusciremo a ottenere anche Tyrannomon. Una volta che, ovviamente, finiamo. Però più avanti, cos'è che c'è? Cosa mi aspetta? Sono curioso. Cioè, è una cosa pazzesca. Questo tunnel è infinito, non finisce più. Che poi non riesco a capire se c'è uno scatto o meno in questo... con questo personaggio qui. Cioè, nel senso, se è possibile correre più veloce o meno. Però non mi pare. Vediamo un po'. Palazzo di spine. Ma diavolo, sono finito. Ma dai. Ma scusatemi. Ma io pensavo che c'era chissà quale cosa, invece no. Ma dai, ma non ci credo, non c'è niente. A meno che mi si sbloccherà qualcun Digimon qua dentro e non lo so. Dai, ma che roba.
Ho fatto tutta sta fatica, c'è per niente. Vabbè, insomma, vabbè, Goburimon comunque l'abbiamo ottenuto, dai. Almeno quello, almeno quello lì. Che poi tra l'altro, non so, vediamo un attimo se riusciamo. Voglio fare un po' di roba, dato che comunque ho ottenuto la Mega. Magari riesco ad andare anche a... al... come si chiama? Resort Ossuto. Potrebbe essere, non so, interessante. Poi prima roba, però prima tappa, il Palazzo di Spine. Devo vedere assolutamente se riesco a fare qualcosa. E mi è appena arrivato un trofeo veterano. Sarà forse per le ore che ci ho giocato. Vediamo se riusciamo ad andare dall'altra parte, va. Allora, quindi adesso quello che manca è un bel Tyrannomon che dovrò prendere e ovviamente sbloccare tramite i 20 pezzi di carne. Carne, adesso non mi ricordo se si chiama carne migliore o giù di lì, vabbè. Adesso però andiamo a vedere, sapete chi il Garurumon? A me interessava Garurumon anche. E vedere un attimo se riesco a farci qualcosa. Spero di sì. Cioè, ma non è possibile, oh. E adesso sicuramente vorrà combattere, è sicuro. Non so se riesco a scappare. Dov'è che? Ah no, proprio me ne sono neanche accorto dove che fosse. Pensavo che c'avevo dietro il culo, invece no. Mamma mia, quanto gli ho tolto appena 10. Mamma mia, mamma mia. Cioè, guardate quanto gli ho tolto il mio Vidramon. 1097. Tutto sommato non è per così male, dai, pensavo peggio. Pensavo gli togliesse un pochino di più, però va bene, dai. Cioè, guardate quanto gli ho aumentato i parametri a Vidramon. Porco bue. Chi è che è scassato? Chi è? Vieni qui. Questa è una zona pericolosa. Immagino che questo significhi che è giunto il momento della mia gloria. Veramente essere qui è una missione speciale. Ti dispiace a me stare in lontana di piedi. Allora, quindi tu zero al quoto. Adesso quello che mi preme è andare al Palazzo di Spine. Cioè andare proprio all'interno del Palazzo di Spine. E quello, se non sbaglio, è il fratello di quello là. Com'è che si chiama? Di Psychemon. Sì. Mamma, io dovrei riuscire a entrare là. Spero di sì. Però non voglio combattere. Quindi andiamo qua in alto. Vai. Dentro, bravissimo. Palazzo di Rose. Allora, 1, 2, 3. Vediamo se riusciamo a schivarli. Niente ragazzi, è impossibile passare con questi tre qua. Che poi tra l'altro non ho ancora ottenuto la Mega per Aerovidramon, quindi ora come ora non ce la farei mai. Vabbè, poco male, dai. Però adesso voglio provare ad andare, sapete dove? No, porca vacca. Ma non ci voglio combattere con questo qua. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. A spizzichi e bocconi, però ce l'abbiamo fatta. Venite qua. No, uno è mezzo morto, sicuro. Infatti, è Vidramon. Già, diamoci sto cerottino qui. Bravissimo. Ok, vediamo un attimino di passare per di qua. Ok, volevo evitare di combattere. Andiamo qua. Vai, andiamo su di qua. Dovrei riuscire a evitarle. Se non mi ricordo più se qui in alto vado ex macchina o l'altro. Porca miseria, vediamo un po'. Cacchio, qua andiamo ex macchina. Porca boia, ho sbagliato anche posto. Devo andare per di qua. Vieni qui. Non riesco a schivarti. Ok, forse sì, forse. Spero. Mamma mia, che palle, non li sopporto più. Continuo a combattere. Beh, da una parte è meglio, perché comunque aumenti i parametri di... direi Aerovidramon. Proviamo un attimo se al Resort Ossuto riesco a andare un pochino avanti con la storia. Dato che comunque devo aspettare le carni per poter sbloccare Tyrannomon, secondo me...
Devo ottenere prima questi qua e poi magari riesco ad andare avanti con la storia di Leomon. Non so, è una cacchiata quello che sto dicendo, però può funzionare tranquillamente. Allora io devo andare giù sotto di qua, se non mi ricordo male. Vediamo, eh. Comunque è troppo bello sto posto, mi piace anche la canzone, è una figata. Oh, prendiamo una Melallegra, vabbè, queste vanno sempre bene. A tanti Digimon piace sto cacchio di Melallegra qua. E poi mi mette anche di un botto la felicità, quindi alla stragrande. Ecco, manco farlo apposta, adesso non fanno. Andiamo giù, 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 giù. Allora, dovrebbe essere qua. Il resort ossuto. Cioè, dovrebbe essere qui il una delle stanze. Adesso vediamo un attimo. Ok. Evitando di farci sgamare, ragazzi. Stiamo lontani il più possibile da questi qui. Allora. Qui c'è un laghetto, se non mi ricordo male. Qui c'è Toya Agumon. Andiamo un po'. Allora, poi riprendo il mio mattoncino Monzemon. Monzemon è da qualche parte qui al resort su, ti prego trovalo. Ok, se non mi ricordo male Monzemon dovrebbe essere qua, in quel posto lì. Vediamo un attimino, mi piacerebbe entrare anche dopo qua, vediamo. Ok. Stanza di ordine celebrità. No, 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 no. Lui sì, no. Porca miseria. Che livello sono? 35. Oh la madoncina, quanto cacchio sono forti. Ok ragazzi, questi pistolini sono fortissimi, ma veramente forti, una bomba. Cioè forse perché è l'unico che riesce a tenere a testa è il Bancioleo. Ma l'unico, perché l'altro invece non, cioè, non riesce a fare niente assolutamente. E se non gli toglie nulla, il nulla più totale. È una roba pazzesca. Mi piacerebbe adesso finire con una bella mossa finale di Bancioleomon alla stragrande proprio. Eccolo qua, pugno elegante. Cioè guardate quanto mi ha dato. Mamma mia, mi ha aumentato i parametri mostruosamente. Ok. Ok. Vediamo un attimino se è buono, spero di sì. Allora, chi sei tu? Sei qui per giocare con me? Allora, restituisci mattoncino a tua mano. No, non faccio niente. Questo è il regalo di un amico. Questo è il mio tesoro. Allora no, non se ne fa niente. Hai detto di come Toya Agumon non possa muoversi? Cosa vuol dire? Questo mattoncino è caduto quando io e Toya Agumon stavamo giocando, così l'ho preso. Vero, non è venuto a giocare per un po', ma... non avevi idea che sarebbe successo, scusa. Ok, chiedo scusa solo perché la mia faccia non cambia. Non vuol dire che non mi dispiace. Ok, ho ottenuto un mattoncino e tu, diventiamo amici. Io me ne vado in città, ci si vede. Abbiamo ottenuto anche Monzemon. Che figata. Perfetto, ottimo ragazzi, ottimo, ottimo. Meglio di così non mi potevo andare. Ho fatto uno scontro della Madonna contro questi qua, i Patamon oscuri. Com'è che si chiamano? Vabbè, non mi ricordo più. Utsukemon, una roba simile. Vabbè, poco male. Vediamo la Digimile. Allora, abbiamo sbloccato. Allora, Next Gamer, siamo alle guai. Devi tornare da me subito. Ottimo. Abbiamo sbloccato, ragazzi. Abbiamo sbloccato. Perfetto. Ma questi cos'è che dicono? Come sarebbe bello non dover lavorare così tanto. E poi Monzaman, tra l'altro, era un VIP. Perché è stata stanza VIP. Vabbè, poco male, ragazzi. Però adesso andiamo a Toya Agumon. Va, vediamo un attimo se restituendo il mattoncino viene in città. Questo sono curioso. Allora, dov'è che sei? Adesso devo andare anche in bagno. Porco bue. Ok. Vieni qua. Ok.
Mi ha riportato il mattoncino. Yes, grazie, grazie. Ora devo solo mettere il mattoncino qui. Ecco fatto, ora posso finalmente muovere. Posso venire alla tua città per ringraziarti? Ok, siamo d'accordo allora. Ma quel Monzeman com'è stato indelicato. Devo stare attento la prossima volta che giochiamo. E anche lui, ragazzi, anche lui. Perfetto, meglio di così non poteva andare. Però adesso sono curioso di vedere se riesco cioè, voglio vedere qua dentro. Allora, olla. Viale dei cadaveri. Bruttissimo nome, mamma mia. Ma a che livello sono? Se devo sfidare ancora quelli 35, no, gli altri forse sono 36. Forse già questo è più fattibile, però. Ora voglio parlare con quelli lì. No, 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 no. No, aiuto, aiuto, via, via, via. No. Maledetti, piccoli, sono dei piccoli demoni. Oh, ma guarda lì, sono Terry, Ramon e Lopomon, i gemelli diversi, i miei gemelli diversi, però non riesco ad andare a parlargli, accidenti. Ok ragazzi, mi sa tanto che proprio non ci riesco a passare da qua. Sono troppo... non so, a parte che sono conciatina, poi comunque mi mancano anche un botto di oggetti. Guardate sti maledetti, cioè proprio non riesco ad arrivare dai due gemelli diversi, quelli che mi piacciono tanto tanto. Vabbè, pazienza. Vabbè ragazzi, poco male, comunque sono riuscito a fare un po' di robe. L'importante è che sono riuscito anche a sbloccare la storia. Cioè perché mi ero bloccato, dovevo reclutare più Digimon possibili da portare in città. Meglio così, dai ragazzi, meglio così. Sono soddisfatto così, adesso andiamo in città e vediamo un attimo cosa sta succedendo. Adesso piglio il pilota automatico. Ok, e andiamo tutti a casa. Allora, vediamo che succede. Smettila, Imari, calmati, ok? Non dirmi di calmarmi, guardati attorno, tutto peggiora sempre di più. Imari, prendertela con Gigimon non risolve niente, se le cose vanno male non è colpa sua. Se non fosse per Gigimon neppure sapremmo quanto male vanno le cose, dovremmo esserne grati. Ma tu da che parte stai, Rick? Dalla parte di nessuno, sto solo dicendo la pura e semplice verità, con calma. Oh, capisco, allora perché non lo dici ad altre persone calme come te? Lascia perdere, io e te viviamo su due pianeti diversi. Non mi capisci, ok? Non mi capisci. È scappata via. Le emozioni la plasmano così facilmente, come sono deboli gli umani. Ehi, frena la lingua, so benissimo che cosa provi Imari. Non è bello sentirsi impotenti e senza via di uscita. Anzi no, Imari non è come me. Lei è molto molto più forte e sarà meglio che segua il suo esempio, giusto Yukimura? O potremmo finire male. Tamon ha esagerato, hanno paura, però combattono ancora per il bene del mondo digitale. Hai ragione. Forse dovevo trattenermi, porgerò loro delle scuse. Non adesso, peggioreresti le cose, lascia che ci pensiamo, io e Nirox the Gamer. Nirox the Gamer, puoi parlare con Imari, io mi occuperò di Kota. Ok. Vado anch'io, comportati bene, è una questione delicata, nei momenti di giocare. Ehi, non trattarmi come una poppante, anch'io sono preoccupata per loro. Prima di andare a cercare Imari, Nirox the Gamer sarà meglio aggiornarti sulla situazione. Abbiamo trovato il modo di determinare se qualcuno è stato infettato dal programma BC. Ottime notizie, ma temo che ci sia dell'altro. Dopo il collaudo sui cittadini sono risultati tutti positivi. Urca. Nelle vittime il programma BC è latente in modo variabile e non è possibile determinare quando si manifesterà. Cioè, quindi sono tutti contaminati. E quando si manifesta, beh, sappiamo cosa succede. E questo è il triste quadro della situazione. Il virus potrebbe aggredirci in qualsiasi momento. Il pericolo che stiamo correndo è inconcepibile. E dubito che i tuoi partner facciano eccezione. Non c'è un momento da perdere. Dobbiamo studiare un piano e tutto il mondo digitale precipiterà nel caos. Quindi per favore, Next the Gamer, riporti dietro Kota e Imari e aiutaci a trovare un modo per fermare il programma. Ok, d'accordo. Molto bene, così ti vogliamo, Next the Gamer. Anch'io ti supplico, affidiamo a te il destino del mondo digitale. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, parla con Gigimon. Allora, segui Nirox the Gamer, ottime notizie. Goblimon. Ah, ecco, lo chiamavo Goburimon. È Goblimon. Allora, si è diretto verso il distretto degli affari dicendo che aveva fame, ma non lavora mai. Toyagu mi ha fatto ritorno a fly al casino. Sa come divertirsi. Monzemon ha fatto ritorno e è andato al casino, al posto migliore per lui. Ora, prospettiva 46, stiamo andando bene. Ottimo ragazzi, ottimo. Allora, Digimile principale.
Ninox the Gamer, aiutami, non ho ascoltato i Mari e ora sono molto molto lontano. Sono andata all'ex macchina difettosa. Sono a nord del palazzo di spine. Nelle pianure dopo, il deserto. Ti prego, aiutami. Quindi noi dobbiamo andare da lei. Ok, ci sarà da divertirsi, ragazzi. Intanto noi recuperiamo un bel po' di roba. Molto bene, ragazzi, direi di concludere qui il nostro video. Abbiamo fatto un bel po' di roba, eh. Comunque siamo andati a Vulcanologico per vedere Icemon. Vi ho fatto vedere un attimo dove si trova Wargreymon. Poi che altro ancora? Giusto, sono andato praticamente al viale, anzi siamo andati al palazzo di spine e abbiamo visto ancora che non è possibile entrare perché comunque non sono ancora ad un certo livello, molto ovviamente devo migliorarli ancora. Che cosa posso dire? Sono andato ancora al viale ossuto, anzi al resort ossuto, che poi vabbè è la stessa roba, e ho reclutato praticamente Monzamon e Toyagum, che mi hanno detto che è il casino e molto probabilmente andrò a vederli. Che dire, direi che posso concludere qui. Se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, lasciatemi un bel like. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo. Un salutone qui da vostro Ninox the Gamer e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!